Non lo so io se in centro di un paese debba rimanere in queste condizioni qua, mi sembra una situazione da terzo mondo. Arredo urbano, ma soprattutto viabilità, catena di Villorba, malgrado la tangenziale nord, voluta dall'allora sindaco Liviana Scattolone e a lei intitolata, non ha eliminato il traffico di passaggio dal centro della frazione. 19.000 mediamente i passaggi diurni prima della tangenziale, 15.000 circa oggi. Via i camion, ma non le auto che sfrecciano a una media di 70 all'ora, dove si dovrebbe rispettare il limite dei 40. La variante nord ha risolto soltanto parzialmente il problema perché ancora una parte consistente del traffico transita per il centro di catena. Quello che vogliamo fare noi è coinvolgere i cittadini a livello progettuale per discutere con l'amministrazione e trovare le soluzioni più idonee e dal costo più accessibile. Da qui la mobilitazione dei residenti della frazione. Abbiamo organizzato questo incontro pubblico proprio per mettere l'amministrazione nella condizione di relazionarsi direttamente con il cittadino e trovare soluzioni concrete. Io vivo in via Postioma da sempre ed è un annoso problema senza soluzione fino ad ora. Ci sono dei palliativi, dissuasori, sensi unici, inutili perché non vengono rispettati. Basterebbe mettere delle fioriere, un semaforo pedonale, altri marchingegni che costano poco e quindi le macchine sarebbero scoraggiate a passare da questa parte qua. Semafori, addirittura rotatorie, dicono, per rallentare il traffico, e una soluzione va trovata anche per la piccola via Talpon. Chi dal Palaverde deve dirigersi a sinistra verso Castelfranco è costretto a imboccarla intasandola. Insomma, oggi come ieri il traffico soffoca a catena. È più importante rimuovere le situazioni di pericolo come qua a catena o è più importante l'arredo urbano in qualche altra frazione, la quale ormai vanno ad asfaltare anche le capezzagne, perché non lo so se si può di più. Ecco, questa qua io vorrei parlare, guardare bene negli occhi il sindaco.